magari prima sono stata poco chiara. Va ripristinato ordine nell'aula. L'ho detto prima, ho detto nessun problema, una sospensiva una volta che si è ripristinato l'ordine nell'aula. Significa smetterla con l'ordine dei lavori, ritirare il subemendamento all'emendamento 36, votare l'emendamento che abbiamo in discussione, votare un altro emendamento. Se riusciamo a farlo in maniera dignitosa, allora io posso capire che è vera la richiesta di sospensiva per entrare nel merito. Se invece è sul ricatto, io vedo solo che c'è volontà di perdere tempo. Io vi sto ponendo una questione, l'ho detto prima, lo ripeto adesso. Ritiriamo i subemendamenti, votiamo l'emendamento che abbiamo in ballo in maniera normale, ne votiamo un secondo, c'è volontà serena, si ripristina l'aula e facciamo la sospensiva di un quarto d'ora per vedere se ci sono termini per approfondire i temi. Se volete, io mi sembra che l'ho detto prima, lo sto ripetendo adesso, quindi non c'è nessun muro contro muro, io ho chiesto che venisse ripristinata la normalità della discussione in aula. Facciamolo e dopo faremo la sospensiva. Io però, consigliera Rozza, chiederei che per primi i colleghi più esperti di me mi aiutino a risolvere i problemi nel rispetto delle regole. È stata chiesta la chiusura di una seduta, io non posso non mettere in votazione quella richiesta. Oh, e allora, dopodiché lei fa tutte le proposte che crede. Allora, prego. Ritiro la richiesta perché ho visto un'apertura importante, cosa che prima non è stato, perché... E quindi a questo punto noi ci riproviamo a togliere la maschera, cambiamo palcoscenico e cambiamo set e vediamo cosa succede. Quindi ritiro la richiesta, grazie. Siccome io però sono una persona seria, nelle prossime ore presiedo il consigliere Fanzago. Grazie. No, io dico così, perché... No, il collega Fanzago ha capito perfettamente quello che intendo dire. Sto dicendo che se vogliamo tutti lavorare ci dobbiamo rispettare reciprocamente. Non si può chiedere la chiusura della seduta e poi non farla mettere in votazione. Non funziona. Io devo mettere in votazione la proposta del consigliere Pagliuca che chiedeva una sospensione di 10 minuti. No, prima c'era quella di Pagliuca, poi quella della Moglioli di mezz'ora, abbiamo già votato, non possiamo votare ogni 10 minuti mezz'ora. Chiudo la votazione, favorevoli 38, la sospensione è... accolta di 10 minuti, quindi ci troviamo in aula alle 19.05. Riprendiamo la seduta, c'è consigliere Lazzarini sull'ordine dei lavori. La parola al consigliere Lazzarini. Sì, grazie. Sì, chiederei di proseguire la sospensiva fino alle 8:15 in modo da proseguire i ragionamenti che si stanno facendo con i capigruppo. C'è qualcuno che è contrario? Se nessuno si dichiara contrario, viene accolta la proposta e la seduta è sospesa. Calise? Calise sull'ordine dei lavori, prego. Grazie Presidente. Chiedo alla Presidenza per dovere di trasparenza di spiegare, di mettere al verbale le motivazioni per cui è stata interrotta la seduta e cosa sta avvenendo nella sala qui dietro. Certo. Giusto per mettere al verbale. La seduta è stata sospesa prima. A norma di regolamento, certo, mica perché è stata fatta una richiesta da un consigliere e il tentativo che si sta facendo è quello di accorpare e organizzare gli emendamenti fino ad ora presentati in aula. Certo.
Sono in sala Marra, Calisa, se vuole partecipare anche lei. Sì, sì, ero presente fino a un attimo fa, ma dato che i cittadini che seguono in diretta streaming il video non hanno avuto nessuna motivazione per cui questo il consiglio è stato interrotto, è doveroso segnalare a verbale, certo, che le trattative stanno venendo fatte nella sala dietro il consiglio e non in consiglio. Grazie. Stanno ai sensi dell'articolo 63 del regolamento, quindi è previsto, non è una cosa che non si fa. Si sta discutendo sugli emendamenti per trovare una soluzione ai fini dell'accorpamento e della discussione in aula. Consigliere Snato, su cosa? Per la miglior comprensione di tutti, circostanziare meglio la dislocazione all'interno di Palazzo Marino dell'aula Marra, perché non tutti possono saperlo, soprattutto i cittadini che non frequentano abitualmente il palazzo. Una sala riunioni a piano terra, abitualmente utilizzata per questo tipo di incontri. Grazie. La seduta è sospesa fino alle 19.45. Allora, infatti io proponevo, anche per la necessità di ulteriori 20 minuti circa, di sospendere, si va e poi si riprende. Prego. Grazie Presidente. No, prima di tutto vorrei sapere se la seduta in questo momento è in corso e nel caso se siamo... c'è un numero legale in questo momento. Chiamiamo. È sospeso. Allora, consigliere Calese, la seduta è sospesa. Io vi sto... Scusa. Io vi sto chiedendo, per necessità tra l'altro condivise, perché una parte di voi era dall'altra parte, abbiamo la necessità ancora di 20 minuti, approfittando di questi 20 minuti eventualmente chi vuole andare a ristorarsi. È una proposta che vi faccio nell'ottica, nell'interesse di dare continuità alla seduta del Consiglio. Grazie. Cogliendo la giusta, io non avevo una riflessione, non avevo mai fatto, del Consiglio Carisi che dice... ci guardano in streaming, arrivano delle notizie rispetto a delle riunioni che si fanno, non si capisce, c'è l'idea che il cittadino possa avere una rappresentazione non assolutamente corretta di... Allora io chiedevo al consigliere Calise, che è stato là, e anche per non solo il verbale ma anche per chi ci segue, se faceva in due minuti una sintesi di quello che è una cosa normale, tranquilla, voglio dire nulla di... Però è giusto che se un cittadino ha la notizia, si sospendono i lavori, non si capisce che fanno, può non coglierlo. Quindi lo faccia, io lo farei fare adesso, prima della sospensione o dopo, però mi sembra una giusta, una corretta premura che si era chiesta, e è giusto darne esecuzione nella maniera più piena. Però scusi, consigliere Gallera, fino a qualche minuto c'era la rappresentanza dei vari partiti in riunione dall'altra parte. Si è condivisa la necessità di un ulteriore approfondimento di 20 minuti. Ho risposto al consigliere Calise che quando noi abbiamo sospeso la seduta non è ancora ripresa, e prima della ripresa vi ho comunicato, vi ho chiesto la disponibilità di ulteriori 20 minuti. Poi il consigliere Calise, certo, il consigliere Calise alla ripresa farà le considerazioni che riterrà opportune. Ci sono colleghi che desiderano, però questa volta non c'è bisogno di relazionare perché tutti i gruppi hanno partecipato alle riunioni, quindi non ci sono problemi. Metterei in votazione l'emendamento numero 37. Consigliere Gallera. Prima in un momento grigio in cui non si capiva se avevamo riaperto la seduta, penso di sì, piuttosto che no. Cioè, abbiamo avuto un primo momento in cui il consigliere Crisi giustamente ha detto a noi ci vedono in streaming, no? Cioè, a un certo punto arrivano delle notizie, là si trovano delle persone, non si capisce cosa fanno così. Sarebbe meglio esplicitare le attività che vengono svolte. A me sembrava assolutamente corretto, ho detto facciamolo fare una sintesi al consigliere Crisi di quello che in qualche modo... No, ma in due minuti secondo me, io non sono lì dentro, l'avevi fatto. Dopodiché, io non c'ero, io non conto, purtroppo lei c'era, può farlo lei se ritiene, io dicevo così a Calise perché ha espresso. Detto questo, siccome mi sembra che si era assecondata una proposta su
di sospensione sulla base di alcuni punti. Ci ritroviamo qua così? Io adesso illustro il mio, però cioè, c'era stata delle proposte, consigliere delle Gallera, risposte. Io ho detto, e forse lei era distratto perché sta parlando con... che se ci fosse qualcuno che desidera dare un resoconto della cosa, è chiaro che gli do la parola. Tenuto conto però che tutti hanno partecipato tutti alla riunione, per cui non è come quando si incontrano una delegazione che poi riferisce al Consiglio. Erano aperte le discussioni che abbiamo fatto di là, quindi però se uno vuole fare il resoconto, il consigliere Calise mi ha detto, Comotti, che dirigeva il mio posto, che c'era un impegno a... che il consigliere Calisi voleva aprire questa, la ripresa dei lavori, io non ho nessuna difficoltà a farlo. Prego, consigliere Calisi. Grazie Presidente. Ovviamente non la faccio una relazione durante l'ordine dei lavori perché sarebbe fuori luogo. Do comunque la disponibilità ad aggiungere al materiale pubblicato online del Consiglio la registrazione integrale della riunione. E comunque mi do disponibile per registrare tutte le riunioni anche in futuro e allegarle ai contenuti del sito, sempre per trasparenza. Grazie. Consigliere Calise, io la ringrazio per la sinteticità. Guardate, non ripartiamo però con tutti gli interventi sull'ordine dei lavori, perché sarò costretto per... però che devono essere realmente sull'ordine dei lavori. Cioè, allora, nell'ordine, il consigliere Masseroli, il consigliere Tattarella e il consigliere Manfredi, sono iscritti così e così devo fare. Prego. Toccherei due punti. Il primo, non sapevo, consigliere Calise, io mi auguro che la prossima volta la cosa sia dichiarata in modo esplicito. Non c'era nessun problema, ovviamente era una riunione come tante altre, però io credo che nel momento in cui si decide che una riunione... voglia essere ripresa, non so, c'era una telecamera? No, c'era un registratore? Ecco, vi chiederei a tutti che nel momento in cui si volesse registrare proprio in nome della trasparenza, del dialogo, che la cosa venga dichiarata in modo esplicito, perché io ovviamente nel momento di un dialogo tra persone riservato sono nelle condizioni di trattare certi argomenti in un modo piuttosto che in un altro, sapendo di essere alla luce del sole. Non è un caso che uno in bagno fa cose che non fa altrove, perché sa di essere sereno, solo con se stesso. Allora chiedo al consigliere Calise e chiedo a tutta l'Aula che cose come queste vengano dette trasparentemente prima. Visto che quel dialogo che è stato evidentemente sentito a questo punto da chi segue il consigliere Calise non è stato seguito da tutta l'Aula e peraltro io manco di un pezzo di questo dialogo che è avvenuto dopo e non so se il consigliere Calise ha registrato anche quello della riunione di maggioranza che è avvenuta dopo. Ha registrato anche quello? No, magari ha lasciato il telefonino, ha registrato. Mi scusi consigliere Pagliuca, lei ricorda che io sono intervenuto poche ore fa rispetto alle cose che ha detto il consigliere Masseroli, che la sua telefonata era stata intercettata, ricordando che è impossibile, che è in violazione della legge. A maggior ragione credo che si debba sapere che quando si riprendono determinate riunioni ci vuole il consenso di chi partecipa. Ecco, io vorrei che questa cosa fosse stigmatizzata e definita una mi volta sembra per tutto, assolutamente perché non stiamo evidente, giocando. Ma credo che sarà così, non credo che possa succedere diversamente. Perché beh, il consigliere Calise è assolutamente a conoscenza delle regole che ci sono. Beh, però io non infatti sono stato avvisato chiesto, come tutti scusi, i presenti alla riunione, almeno che... Non lo sapevo nemmeno io. Ma ha chiesto che se c'è il permesso lui è disponibile a fare questa operazione. Ecco, io non ho problemi. Allora,
ci siamo intesi, credo che il consigliere Calise ha inteso, ho colto tutte le osservazioni, mi auguro che tutti si attengano alle osservazioni che sono state dette. Prego. Invece, venendo al secondo punto, che è l'argomento del nostro dialogo, noi come opposizione siamo usciti dalla stanza con aperte alcune questioni. Ce n'era una che era quella, secondo noi, più rilevante rispetto al valore della società e a quanto rischiamo di indebolirla riducendo il costo che dovrà pagare, immaginiamo, il fondo F2I, cioè la possibilità che non siano distribuiti dividendi straordinari e venga rialzata, sì ancora, chi è che ha chiesto ancora? Ancora, non so la risposta. Ancora. Al microfono perché viene meglio. La prima è questa, la seconda questione su cui siamo usciti, sulla prima ci hanno dato una risposta che mi piacerebbe fosse ridata qua, così almeno diventa di pubblico dominio. C'erano altri due temi, riteniamo assolutamente inopportuno che il direttore finanziario, e qui è il tema di questo emendamento peraltro, sia lasciato al socio entrante, quindi questa garanzia non vogliamo che ci sia, perché riteniamo assolutamente sufficiente dal punto di vista della governance la presenza dei due consiglieri di amministrazione, peraltro uno dei quali vicepresidente. Terzo ed ultimo tema, avevamo richiesto che il caso B, l'opzione B, fosse annullata, ritenendola noi una sorta di copertura rispetto al percorso unico che vuole essere seguito da questa maggioranza, che è l'opzione A. Su queste due richieste e anche sulla prima vorremmo avere delle risposte, anche per capire come questa seduta debba andare avanti. Potrebbe anche chiudere fra un quarto d'ora qualora ci fossero risposte affermative per tutte. Qual è la proposta sull'ordine dei lavori? Ma non è un ordine dei lavori del Consiglio quello di avere delle risposte. Da chi? Non sono in grado di darle io. A chi si rivolge con queste domande? Chiedo al capogruppo della maggioranza, del primo partito della maggioranza, che ci venga a relazionare rispetto a un'apertura. Se lo riterrà opportuno lo farà. Io mi auguro che lo ritenga, rispetto a un'apertura che avevamo avuto dal sindaco, il quale ci aveva detto dialoghiamo perché modificheremo la delibera intorno a quanto proponete. Chiaro che se avremo tutti no dovremo credere che probabilmente era una proposta un po' farlocca. Insisto, non usiamo questi termini. Prego, il signor sindaco può in ogni momento parlare, quindi gli do la parola. Leggere il verbale, io ho detto siamo disponibili a piccoli cambiamenti rispetto alle richieste dell'opposizione. Poi possono essere anche parole testuali, ripetute due volte, sono andate a rileggermi esattamente il verbale. Grazie. Allora, adesso c'è il consigliere Tatarella. Lei è il quarto, consigliere Pagliuca, mi abbia pazienza, cosa ci posso fare? Sì, grazie. Sono tutti sull'ordine dei lavori, credo di capire. Grazie, Presidente. Non credo so che fare. Che bisogna riportare l'ordine in quest'Aula perché è passato un messaggio molto grave perché il collega Calise prima, durante la sospensione dei lavori, ha chiesto perché, se la seduta era ancora in corso, e che cosa stessero facendo i colleghi di maggioranza e opposizione che erano in Saramarra a dialogare. Allora, siccome è qualcosa di molto grave, perché sembra quasi dagli interventi del collega Calise che quando si sospendono i lavori maggioranza e opposizione vanno dall'altra parte a trovare un accordo che sembra qualcosa di poco trasparente e qualcosa di non legale, perché ogni qualvolta che succede questa cosa puntualmente arriva l'intervento del collega Calise che chiede che cosa si sta facendo in quell'aula. Tra l'altro nessuno ha mai vietato a Calise di andare in quell'aula e capire. Ma Calise c'era, per cui il problema. Ma scusi, Presidente, io vorrei ricordare che il muro di Berlino è caduto il 9 novembre del 1989. Come?
Stavo dicendo, Presidente, che si riconduca l'ordine dei lavori, no, io sono paziente. Sì. Il muro di Berlino è caduto nel 1989. Giustamente l'assessore De Cesaris mi chiede cosa c'entra. C'entra perché lei avrà visto il film Le vite degli altri, dove questo film si basa su una registrazione ambientale in casa di questa persona, che finisce con questa perquisizione per andare a trovare la famosa macchina da scrivere che scrisse l'articolo su questi giornali che era difficile trovare in quell'ambiente prima della caduta. Allora io vorrei, Presidente, che lei non sottovalutasse questa registrazione che è avvenuta senza il consenso dei colleghi, che non rispondesse dicendo ma tanto il collega Calise il regolamento lo conosce, perché è successo qualcosa di molto grave. Allora, la prima volta si ipotizza che di là vengono fatti accordi poco trasparenti e poco chiari, e lo si fa parlando al popolo di Internet, perché questo è l'obiettivo del collega Calise. Oggi si fanno le registrazioni per chiedere, per far vedere ai cittadini che cosa ci si dice in sala marra, e di certo non si fanno trattative personali, ma si fanno trattative dove l'interesse è sempre quello del Comune di Milano e dei cittadini milanesi. Allora questa è una cosa molto grave, perché mi chiedo dove vogliamo andare, cos'è la prossima? La prossima cos'è? Facciamo l'ispezione ai computer dei consiglieri comunali per vedere a chi mandano le mail. Allora questa cosa deve finire, perché se qualcuno si vuole fare campagna elettorale non rispettando il Consiglio Comunale, non rispettando il ruolo dei consiglieri, qui non trova assolutamente sponda, e spero né in maggioranza né in opposizione. Quindi questa prassi, caro Calise, deve finire, e deve finire non perché abbiamo paura e dobbiamo nasconderci in quello che avviene in quella sala, perché qua se c'è qualcuno che interessa mantenere la trasparenza siamo proprio noi i colleghi di opposizione. Allora le chiedo per piacere, Presidente, in via ufficiale, di chiedere al collega Calise che la prossima volta è meglio chiedere prima l'autorizzazione, prima di registrare, e di finirla con questo, perché questo vuol dire tornare indietro di 20 anni. Grazie. Allora, però, vediamo di capire. Io non sono responsabile, come Presidente del Consiglio, di quello che succede nella sala di là quando si fa una riunione che non è il Consiglio Comunale. A. È chiaro? B. Il consigliere Calise era presente, per cui non ci sono problemi, l'avete visto lì, quindi non può raccontare, c'era, quindi non è che può parlare di riunioni segrete, è lì, io c'ero, l'ho visto, era lì. C. Il consigliere Calise ha detto nel suo intervento, andate a sentire, che è disponibile a mettere a disposizione alcune sue posizioni. Mi lascia finire, tranquillo. Io non vedo che cosa ci sia di male, che se uno prende appunti può farlo, purché non li consideri pubblici, lo fa. Se uno usa gli strumenti... Allora, il consigliere Calise è perfettamente a conoscenza delle regole che ci sono. Se le avrà violate, qualcuno di voi interverrà e gli pretenderà chiarimenti su quello. Perfetto, ma che cosa servono gli interventi sull'ordine dei lavori qui dentro? Tutti sappiamo quali sono le regole, non l'ho giustificato. No, io faccio gli interessi di tutti. Allora, ma scusi, consigliere Tattarella, stia attento anche lei alle cose che dice, perché mi sta accusando di mettere gli ambientali degli uffici, non, appunto. No, io ho detto un'altra cosa, ho detto che bisogna rispettare le regole e che non è mio compito. Certo. Ho ribadito che l'ho detto a proposito di qualcuno che ha detto la mia telefonata sarà stata sicuramente intercettata. E semmai vi faccio disporre questo, così è stato detto, e io ho risposto in quell'occasione, è chiaro che questo non si può fare, è fuori dalle regole, io non posso accettare che all'interno del Consiglio Comunale si riferisca di una cosa illecita. Identicamente ho detto al consigliere Calise, che sa perfettamente che non si possono fare queste registrazioni senza il permesso degli astanti,
e quindi di conseguenza si adeguerà di conseguenza. Dopodiché io, se me ne accorgo come pubblico ufficiale nell'esercizio delle mie funzioni, se succede quando io sono pubblico ufficiale nell'esercizio delle mie funzioni, lo denuncerò, altrimenti qualcuno ritenga di doverlo denunciare. Non posso dire altrimenti. Guardate che non sono un avvocato, ma credo di aver detto le cose più semplici e lineari che si possano dire. Appunto. Allora, il consigliere Calise, prego, se ritiene, e sull'ordine dei lavori vuole intervenire. Però, consigliere Tattarella, non ho capito sull'ordine dei lavori per quanto riguarda quest'Aula a che cosa corrispondeva. Questa è una sua proposta? Non la posso accettare, naturalmente, perché è contro le regole. Prego, consigliere Calise. Rispondo velocemente all'opposizione, ovviamente non era nessun tentativo di divulgazione di materiali sensibili, perché so benissimo che è assolutamente vietato la pubblicazione di materiali senza il consenso. Questi sono i miei appunti, li uso per controllare le dichiarazioni e tutto, non c'era la minima intenzione di pubblicare, ho dato solo la disponibilità nel caso all'Aula, se servono per queste o per il futuro, la mia disponibilità a collaborare in questo senso. Per il resto non voleva essere assolutamente un tentativo di prevaricazione. Consigliere Pagliuca, prego, ci aiuti anche lei. Grazie. Consigliere Pagliuca, prego. Grazie Presidente. Nella sua funzione di pubblico ufficiale, in questo momento il consigliere Calise ha dichiarato di aver fatto delle registrazioni attualmente dette che ha per suoi appunti personali, dopodiché si è anche reso disponibile. Le domando, visto che non è la mia competenza specifica, se questo tipo di presa di appunti può essere in qualche maniera considerata una intercettazione ambientale, nel momento in cui lei è venuta a conoscenza in questo momento, credo che nel caso questo fosse un reato penale, non è una mancata interpretazione, una mancata applicazione, ma richiede un'attività diretta da parte del Consiglio Comunale. Quindi sono a chiedere nell'ordine dei lavori primo, che venga immediatamente distrutta questa registrazione, perché la registrazione può essere presa come appunti, ma credo, visto che non è il mio, forse è compito del sindaco, visto che è un notissimo avvocato, forse potrebbe illuminarci se si vuole immedesimare nella figura dell'avvocato e non solo del sindaco, se può fare intercettazioni precedentemente. Secondo, se queste qui devono essere preventivamente autorizzate, nel caso questo non ci fosse un'autorizzazione preventiva, che queste siano corrispondenti a delle intercettazioni ambientali che possono, ripeto, essere effettuate solo dall'autorità giudiziaria, solo attraverso l'autorizzazione di un magistrato e solo per casi gravissimi. Grazie. Consigliere, le ripeto, io sono un pubblico ufficiale che ha studiato fisica e non legge. Quindi tutti qui dentro siamo tutti pubblici ufficiali. Se uno che è pubblico ufficiale per di più ha studiato legge, faccia la denuncia che ritiene opportuno fare. Va bene? No, non è il mio compito. Io non sono più responsabile degli altri come pubblico ufficiale. Lo sono io, lo è lei. Non è avvenuto in quest'Aula. Prego, consigliere Manfredi Palmieri. Grazie, signor Presidente. Anticipo a lei e all'Aula che rinuncerò al prossimo intervento nel merito del prossimo emendamento, perché non è mia intenzione utilizzare questi minuti per rallentare i lavori. Signor Presidente, io però mi rivolgo a lei perché credo che lei debba tutelare le prerogative dei consiglieri non soltanto in senso stretto nell'esercizio delle loro funzioni e non soltanto in senso stretto all'interno di quest'Aula. Sulla buona fede del consigliere Calise credo che nessuno abbia dei dubbi. Ma rimane un fatto, e su questo fatto io chiederò che se ne occupi l'ufficio di presidenza in relazione alla determinazione di quanto è accaduto e di quanto potrebbe accadere. Io credo che sia stato violato innanzitutto il galateo che c'è tra colleghi. Mi dispiace molto aver sentito da lei l'equiparazione tra appunti che ciascuno può liberamente prendere e una registrazione di una riunione per sua natura informale, tra l'altro una riunione con più di 3 persone già di per sé assume una caratteristica, per così dire, potenzialmente pubblica, quindi ovviamente non c'è nessun timore in relazione al merito degli interventi che sono stati fatti. Però certamente c'è a monte una questione, signor Presidente,
che non può essere taciuta, anche perché io ho ascoltato l'intervento del consigliere Calise successivo e ha detto due cose che a mio avviso costituiscono non delle attenuanti ma delle aggravanti, ripeto, non in relazione alla sua persona, alla sua volontà, ma alla oggettività dei fatti. Il consigliere Calise ha detto che quella registrazione è a disposizione dell'Aula, quindi vuol dire che c'è un... Consigliere Mazzari? Allora, consigliere, signor Presidente, possiamo almeno, siccome questa è registrata, questa è una tipologia di istituto che è registrata da qualche decina d'anni, quindi possiamo far avere al consigliere Mazzali il precedente intervento del consigliere Calise, perché chi entra in quest'Aula, consigliere Mazzali, sa che viene registrato ciò che viene detto, sa che c'è anche un, non soltanto la diretta video, ma vi è anche l'archivio, delle, cioè sapendo qui si sa quali sono le regole. Io entrando in una riunione fuori da qui vorrei sapere quali sono le regole. Galateo avrebbe voluto che il consigliere Calise annunciasse che stava registrando gli interventi. Per quanto riguarda me non sarebbe cambiato di una virgola il merito del mio intervento, però credo che bisogna rispettarsi tra colleghi in relazione a questo. Detto questo, ad esempio, signor Presidente, è paradossale, no, perché poi mi rivolgo al consigliere Calise e ai consiglieri tutti, è paradossale dire ai milanesi che non c'è una diretta video delle riunioni della Giunta, che è un organismo istituzionale, e ci sono le registrazioni fatte, non so come, dal consigliere Calise in un luogo informale, in una riunione informale. Questo è davvero paradossale, quindi diamoci delle regole. A mio avviso la regola deve essere questa e la propongo all'Aula: mantenere il sistema di registrazione e di videoregistrazione per il Consiglio Comunale, introdurre il sistema di diretta video per la Giunta Comunale, altro organismo istituzionale, quindi sono a proporre questo sperando che tutta l'Aula, a partire dal consigliere Calise, sia d'accordo, e se poi ci sono delle riunioni informali, se qualcuno ha intenzione di registrare ciò che accade, dovrebbe avere la cortesia, non so i termini di legge quali siano e mi riservo di approfondirli, però almeno il galateo tra colleghi, signor Presidente, credo che debba essere rispettato. Quindi, prima di iniziare una riunione bisogna dire se la riunione sta per essere registrata o non per essere registrata. E lo dico, consigliere Mazzali, perché il consigliere Calise ha anche detto che lui è disponibile in futuro a fornire delle registrazioni. Quindi voglio capire se questo è un metodo che noi inseriamo. Magari tutti i consiglieri ci stanno, magari qualcuno riterrà di non partecipare ad alcune riunioni, però l'importante è che si sappia prima. Credo che non sia soltanto una questione di galatea e di forma, ma anche di sostanza della nostra democrazia, che ha diversi luoghi e diverse modalità con cui viene espressa. E mi dispiace vedere i consiglieri che su questi argomenti sorridono, perché davvero c'è poco da ridere. Grazie, signor Presidente. Grazie a lei, consigliere Manfredi Palmieri. Io non credevo che da Presidente del Consiglio mi dovessi occupare di questi problemi. Siccome io sono abituato a parlare di cose che conosco e non di cose che non conosco, approfondirò la questione con gli esperti, chiedo da subito a tutti quelli che sono in grado di darmi dei pareri di darmeli. Nel frattempo conto di porre il problema che tutta l'Aula però ha chiesto un dato di fatto, mi sembra in modo completo, insomma, che se c'è stata questa registrazione essa venga cancellata, e questo varrà per il futuro se queste sono le regole che noi abbiamo a nostra disposizione. Quindi la consigliera Rozza, poi il consigliere Calise. Io voglio dare la parola volutamente alla consigliera Rozza prima che al consigliere Calise, ma io non voglio intervenire su questo, io vorrei che si parlasse dell'ordine dei lavori, dopodiché il consigliere Calise spiegherà. Prego. Presidente, l'importante è che era chiaro perché parlavo. Allora, volevo rispondere al collega Masseroli, che praticamente gliel'avevo già detto, però lo ripeto pubblicamente, giusto, così questa registrazione è legale e così sanno tutti come abbiamo deciso. Allora, c'erano state presentate tre proposte dal PDL. Una era di non prendere, come passatemi i termini, come comune di non prendere i dividendi, il maxi dividendo,
di SEA e lasciarlo in, in azienda. Abbiamo spiegato che questo non è possibile, uno perché è già deliberato dal Consiglio d'amministrazione, due perché è nel bilancio del 2011, abbiamo offerto una opzione che riteniamo anche corretta sia per l'azienda che per il Comune di Milano, perché non prendere il maxi dividendo a nostro avviso significa permettere all'acquirente di godere di una liquidità che oggi non ha, e che pertanto noi siamo disponibili a frazionare il maxi dividendo in due tranche, una nel 2012 e una nel 2013, 50 e 50, 62.000 euro nel 2012 e 62.000 euro nel 2013. Seconda questione che ci è stata posta è quella di eliminare la possibilità che l'acquirente possa nominare un direttore finanziario. Su questo, essendo prassi in queste situazioni che ci sia riconosciuto il direttore finanziario, noi siamo per rafforzare, c'è già un emendamento della maggioranza, siamo per rafforzare ulteriormente, l'emendamento della maggioranza prevede il gradimento anche del socio di maggioranza sulla figura del direttore finanziario, siamo disponibili a rafforzare, a rendere più vincolante, più cogente questa condivisione. Poi c'era la richiesta di non vendere le quote, mi avete chiesto, io vi sto relazionando, Poi c'era la richiesta di cancellare la possibilità di vendere il 29,9% di SEA e quindi lasciare solo la gara per il 20% di SEA abbinata al 18,4% di Serravalle. Su questo non c'è disponibilità. Sul eliminare la opzione del 29,9%. Mentre invece credo che nelle risposte che ho dato di aver incrociato una richiesta del PDL e del PDL della Lega, tant'è vero che ci sono qua, sei emendamenti, e dentro questi emendamenti l'opzione che abbiamo offerto sul 62 nel 2012 e 62 nel 2013, a mio avviso, potrebbe rispondere alle richieste fino ad oggi avanzate dalla Lega. Per quanto riguarda le richieste proposte dal collega Palmieri, stiamo analizzando gli emendamenti per poi valutarne la portata. Grazie. Consigliere Calise, prego. Grazie Presidente. Ovviamente sentite le richieste, non voleva essere assolutamente un tentativo di registrare senza informare, e ovviamente le cancellerò il prima possibile. Come io registro d'automatico le lezioni in università o le riunioni del movimento, lo faccio anche qui per poi segnarmi i verbali. Ovviamente chiedo scusa, cancello queste registrazioni e nel caso in futuro lo chiederò. Grazie. Consigliere Decorato, prego. Signor Presidente, dopo questa dichiarazione credo che comunque sia utile che l'Ufficio di Presidenza assuma qualche decisione. Lei giustamente ha detto, io non sono un esperto, non sono un avvocato, allora c'è l'avvocatura comunale, io credo che va sottoposto il materiale che di aula, tutto registrato. Sentiamo, perché c'è un garante della privacy, ci sono determinati diritti stabiliti nel codice penale e nel codice. Per cui io credo che dobbiamo, non per stasera, ma per il futuro, evitare altre situazioni che, insomma,
sono riunioni che se sono pubbliche allora credo che nessun motivo osta a fare quello che facciamo per le commissioni, mandiamo in diretta, anche perché come si è visto qui poi si è ripetuto quello che è stato detto. Quindi che motivo c'è di dare il copyright al consigliere Calise della trasmissione? La facciamo noi, la mandiamo. Chi la vuole vedere? Se è una cosa informale è un'altra storia. Allora qui io credo che dobbiamo intervenire per, insomma, visto che c'è questa volontà di far riferimento a riunioni che sembrano riunioni carbonare, sono riunioni addirittura dove c'è il sindaco, tutti i capigruppo, lo stesso che parla di queste cose e viene qui per due volte a dire che cosa sta succedendo di là. Di là c'era il sindaco con i capigruppo. Allora, queste cose non fanno bene a quella buona politica di cui parliamo molto, perché se no sembra che qua, quando si riuniscono i capigruppo nella sala Marra, è una riunione segreta, carbonara, non so, per stabilire qualcosa. Ogni volta qui vediamo il consigliere Calise che fa il paladino, diteci cosa sta accadendo lì. Lì non sta accadendo assolutamente niente, perché stiamo tutti i capigruppo di tutti i partiti, destra, sinistra, centro, e stiamo ragionando su come procedere nei lavori. Allora, credo, chiudo, che come ufficio di presidenza dobbiamo disciplinare un po' questa questione, visto e atteso che qua sembra che, ripeto, ogni volta che ci riuniamo, che si riuniscono i capigruppo l'ufficio di presidenza, si sembrano riunioni non so di che portata, e sono normalissime riunioni che si svolgono in tutte le assemblee elettive, dai consigli di zona al Parlamento, perché sono normalissime riunioni che si tengono per disciplinare i lavori d'aula. Grazie. Grazie consigliere De Corato, anche per la serenità con la quale ha posto le questioni. Lei è autorevole membro dell'ufficio di presidenza, provvederemo a fare esattamente quello che lei dice. Magari così io chiederò anche all'avvocatura qual è l'uso che so io delle riprese delle telecamere che ci sono in città e dopo quanto tempo devono essere distrutte. Quindi credo che possiamo proseguire per i nostri lavori, credo, no? Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale quello, ognuno...